Allora, in compagnia di Peppino abbiamo provato a rifarci la strada con relativa calma. In realtà sono andato un po' correndo. Ma correndo da soli non è fattibile questa cosa. Correndo da soli è assolutamente non fattibile questa strada. Quindi... E tra l'altro... Ci sono alcune porte che se non uccidi tutti i nemici non te le apre. Quindi a un certo punto, dopo aver provato un paio di volte di corsa, ho detto guarda, chiamiamoci Peppino. E proviamo, proviamo ad andare un po' più avanti. Perché qua comunque si è arrivato un paio di volte qui, infatti sono morto qua. Ma c'è un livello di cattiveria lì dentro devastante. C'è un livello di cattiveria lì dentro devastante. Prima di andare in punta di piedi, aspetta. Capito che cazzo è successo, ma Peppino si era cavato alla grande. Io a un certo punto stavo morendo perché qualsiasi colpo mi arriva, vabbè, 105.000 scorie, eh. Qualsiasi scureggia che mi arriva mi toglie mezza vita. Cioè c'è ancora strada. E mi sono saltato pure un bel po' di vie secondarie. Un bel po' di vie secondarie. Qua ce ne saranno altre vie e viuzze secondarie. Questo posto è davvero molto impegnativo. Allora, questa è una via secondaria. Io al momento voglio soltanto uscire da questo posto, sicuro. La via principale sarà questa qua. Con tutte le probabilità del caso. Qua niente. Qua c'è qualcuno cattivo? Andiamo Peppino. Aia. Ma non è vero! Ma non è vero, cioè, ma manco di sgriscio mi ha preso. Ma proprio Peppino contro quelli con lo scudo è fenomenale. Ma di là si sale. Anche di qua si sale. Ne sarà uno di quegli soliti incroci, però è meglio andare dal lato della luce perché forse, ma forse ci saranno meno fantasmi. Che veramente quando partono all'attacco hanno un hit bots veramente. Là c'è un fantasma. Che fa? Stavolta non è passato al muro? Parametri pretoriani. Ok, vediamo un po' questa nuova armatura. Consumo di resistenza 70%. La guardo però. No. Cioè la guardo però purtroppo non posso. Vero che dà più protezione però. Chi è questo? Venga, venga. Ora io devo andare di qua o di là? Boh. Qua c'è un altro. Un beniamino caprone. Dai che spammando ce ne siamo usciti. Che sia quella l'uscita? Qua c'è un mondo da esplorare.
No, 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 zitti, c'erano quelli con lo scudo che mi stanno sul cazzo. Beniamino Caprone. No, pure un cazzo. Vabbè. No. È morto. Vabbè. Niente, ci siamo morti. Ma no, ancora vivo. Devo uccidere prima Beniamino. Ora sono solo. Ditemi che è l'uscita, vi prego. È un'uscita. Non so se è la uscita. Shh, sit, non ho visto niente. Cazzo. Quella che è una pietra, aspetta, eh. Sì. Oh, yes. Che goduria. C'è qualche nemico, ma... Scusatemi, ma sono nella pietra rituale. Beh, questa non serve più. Ok. Ma non è un punto di teletrasporto. È metà del percorso. Quindi non posso stare qui tanto a trapassare. Ormai questi due li ho uccisi, quindi vado a vedere che proteggevano. C'è nessuno? Sia di qua che di là. Ok, radice sapiente, va bene. C'ho un cospicuo numero di anime. Penso di poter comprare funghetti a tempesta. Queste attrezzature per fare pozioni magari possono servire. Eh sì, c'ho pure i sacchettoni. Ci avrò almeno 200.000 anime. Quindi qua si prosegue. Si prosegue subito con un gran scassacazzi. Ah, è tornato. Non so, lo terrei. Lo terrei il buon Peppino. Spero che non ce ne sia bisogno del suo aiuto, però... È stato fondamentale! Ma come mi ha preso? Ma scusatemi! Ma non è assolutissimamente vero! Ok. Tra l'altro ci sono queste porte che se non ammazzi i nemici non ti fanno passare. Questo è un grandissimo problema. Qua c'è un altro portone. E chi è questo? Ah, There is Sabrina. no father of mine beyond that door. I hear Ma c'è un only the boss. murmuring threads of shadow. Please. Ah, cazzo. No, gli ho tagliato il dialogo. A sto punto, visto che là c'è un boss, io mi andrei a ricaricare la vita, un attimino. Questi gran cazzi. Allora, come primo tentativo proverei anche a togliere Peppino. Casomai se ne ho bisogno lo metto. Ricarica la vita almeno, che se no stiamo a fa. Togli il torcione. Rimetti lo scudone. E proviamo a fare il culo a questo stronzo. Però non mi ha sbloccato l'aria. Probabilmente c'è il boss finale. Vabbè. Si vede che una missione non sarà finita. Che devo fare? Non so. 100 qua. Ma come fa? Ma come fa a non mettermi un punto di teletrasporto qui però, eh?
Aspetta, io metto il bruco. Vai. Ah, mi dà un automatico lei come aiutante. C'è pure la cutscene. Attenzione. Aia. Aia. Bella l'armatura. Bella anche la lancia. Scusi, ho finito un attimo la stamina. So che fai, fantasmi. Evoca le cose questo. Che fa? Vabbè, come scusami. Ah cazzo, devo andare qua. Mi sono chiesto. Un attimo la stamina. Aspetta che mo fa esplosione di merda. Ma signorina, ma che fa? Se ne vadi! Guarda, il rincoglione ha preso la strada più lunga. Ok, metà boss fight è andata. E ora mi sa che la signora fa una brutta fine. Aia. Ah, così. Ah, pure le lame infuocate. Bene, bene. Però basta che non evoca altre persone. Ma se me lo locchi, magari? Sia un fantasma in giro. Il fantasma è un problema però. Vabbè, scusatemi, altri due? Ma che cazzo... Ma che cazzo è successo? Ma perdonatemi. Cioè così di botto è morto. Mia bro, che cazzo. È dura. Vabbè. Cioè due colpi di fila, però... E niente. E niente, vero. Niente forte.
Trova lì la sto cazzo. Guarda sto stronzo che si mette là per... Ah, qua c'è la po... No, però scusatemi. Scusi un attimo, Beniamino Caprone, scusi un attimo. Però non è valido così, cioè non è valido proprio. Cioè devo uccidere per forza Beniamino Caprone ogni volta. Più quella con lo scudo. Forse solo Beniamino Caprone devo uccidere. E vabbè, non ci torno indietro questo pochino di vita. Ma adesso sono da solo? No. Andiamo, andiamo signorina, andiamo. Sì, però prima di un boss finale non mi puoi non mettere il teletrasporto, mettermi dei nemici obbligatori. Che palle, perché qua i tentativi saranno tanti. Sì, magari il video non lo potrei anche saltare, abbiamo già visto, insomma. Per carità di Dio, interessante. Sì, però io capisco che lei è l'ombra di Ashen, però non si vede un cazzo, eh. Può convenire anche lei che non si vede un cazzo. La cagata bollente. Ma la signorina dov'è esattamente? Ma non è vero! Ma come? Mi ha tolto tutta la vita! Ma vaffanculo! Oh, certi colpi ti tolgono tanto così, certi colpi ti tolgono 80% della vita. E che cazzo è? Ma poi sta signorina dove cazzo va? Non c'è mai! Manco nella prima parte! E che cazzo è? Porca di quella puttanaccia! È difficile così, è difficile. Ma allora, aspetti, là c'è quello con lo scudo e mi sta bene. Di qua chi c'è? Quella con lo scudo. E quindi? Ma... Sì, però io non sono d'accordo. Io non sono d'accordo assolutamente. Ma non mi ha preso minimamente. Non mi ha preso minimamente. Era totalmente da un'altra parte la lancia, eh. Che cazzo. Cioè, già che c'è la lancia è lunga, però è sottile la lancia. Quindi se mi prende a 45 metri mi può stare bene. Ma se mi usa il range dell'ascia, cioè manco ci arrivo a posto. Ci arrivo. Cadi quella puttana di Eva puttana. E probabilmente mi dovrei anche attrezzare meglio. Magari ci sono certe cose che ho che posso utilizzare, qualche runa che posso cambiare. Posso cambiare armatura, arma. No, non posso cambiare un cazzo perché non ci hanno messo manco un teletrasporto del cazzo. E allora, non si fanno ste cose. Tralasciando il fatto che ho 150.000 anime da presso. Che se mi servissero, ma non mi servono, sarebbero un sacco di anime.
E vabbè, però non è che mi fai vedere il filmato ogni volta, cioè abbiamo visto, bello, per carità di Dio, attenzione. Tipo, la signorina, dove cazzo è? Fammelo l'occhi, Cristo santo! Ma è possibile che è così rincoglionito questo? La signorina dove cazzo è? Ah, sta qua, forse. Ah, non è riuscita ad entrare la signorina. Aia, ma... Madonna, sto colpo ti toglie tutta la vita, è possibile? Quella signorina pur da fuori ha subito dei danni. Senti, io qua non vedo un cazzo, non vedo. Vaffanculo, è possibile? Allora, vieni qua. Quantomeno la signorina mi tiene lontani gli spettri, almeno per adesso. Abbiamo finito? Ma non è vero, il secondo l'ho schivato... Bene. Oh, però lascia adesso dovrebbe diventare incazzato. In teoria. Finito? Ok, si è incazzato, ha preso la signorina che non c'è, tra l'altro. E mo' so cazzi. Perché nessuno mi tiene più... Non lo posso saltare questo, no. Ok, saltiamo. Adesso, lo stronzo... C'ha una serie di compagnini che sono uno più simpatico dell'altro. Aspetta, aspettate, aspettate, siete troppi adesso. È qui che arrivano i problemi. Zitti, zitti, zittissimi, zittissimi. Lascia fare. Zitto, zitto, zitto. Non è successo niente. A posto. A posto. Posto così, bene bene. Arrivederci e grazie. Ecco qui la protagonista assoluta, l'eroina di questa puntata, mamma mia. Ha fatto un cazzo. L'ombra dell'Ashen sconfitta. Vabbè, con parecchie difficoltà.
velo d'ombra, sembra che ho sbloccato il cuore umano di Latirus, ok. Quindi devo andare di... Sì, però non è possibile così, eh. Non è proprio possibile. Che cazzo ce la mettete la mappa che quando serve non c'è? Ha un'architettura questo posto, sì, e allora c'ha pure la mappa, perché cazzo non la mettete? Che si è fatta lo shatush? Vabbè. I stopped mourning my father long ago. This was a mere shadow of the man I Grazie knew. per l'aiuto comunque, We eh. Brava. must carry both hearts down a path only the bravest may travel. Geffen awaits us in the Gnaw, And then, a place no. of great power and great danger. Ah, ma allora si è rotto denti, me li Pass through sblocca those ora. doors to the portal beyond. I have watched you. You are ready. Have no fear as you leap into the darkness. C'è una fiducia I verso questa will find signorina you on che... the other side. Sì. Aspetta, aspetta. Stile, grazie. Questo è il mio trofeo, grazie. Meritatissimo. Ma ha sbloccato qualcosa? No. Questo? Non dice niente. Vabbè. Di qua c'è un po' di disordine, c'è un po' di disordine, però va bene. Mi devo buttare, ha detto la signorina. Che devo fare? Mi devo buttare, vero? Beh, un po' alla Dark Souls. Attenzione a prendere il buco. Ma io mi ero già buttato prima che partisse la cazzina. Occhio a centrare il buco però, eh. Che figata, salto nel buio. Allora. Light is a stranger here now. This is an ancient night, and its No. children are strong. We walk in the realm of the Elder Dark now. I can feel Cisna's web folding in around us. Vabbè, è tutto al Geffen buio. awaits us at the sacred pool, deep in the Gnaw. Deep in the Over north. the eons, both light and dark have come here to slake their thirsts and grow. Ok. Geffen could not have chosen a better place in which to mend the sundered hearts. There is great power at the end of the Gnaw. We simply must get there. Tutt'uno. È una nuova impresa di Amara. Questa ce l'ho già, no. Aspetta, posso... Oh, posso fare sta missione allora a sto punto. Ma questo me l'ha sbloccato? Salve. Oh, rododenti, sbloccato. Perfetto. Ah, oh, che liberazione. Che liberazione. È stato davvero difficile. Madonna, quel palazzo. Pure in due, è davvero difficile. Qua sarà pieno di fantasmi e le bestemmie voleranno oltre l'infinito, verso l'infinito. Possiamo starcene qua, che abbiamo la casetta, abbiamo tutti... Che state a fare tutti qua? Tutti gli amici qua. Ma
La canzoncina. Allora, mi serve uno che mi vende delle cose, salve, lei mi vende una There's cosa. those. Sì, commercia. Allora. Allora, potrebbe essere interessante prendere una serie di questi. Ah, zaino pieno. Eh sì, gran cazzi, però aspetta. Cioè, me può mettere 9 alla volta, un momento, eh. Piglio sti cosi. Piglio sto coso. Questo che è? Bastone roccioso. Ah, ok, come scudo. Ma l'ho visto il bastone roccioso. Forse l'ho trovato nel DLC. No, che cazzo. Vabbè, ho sbagliato tasto. Fa niente. Provo a fare qualche pozione. Servono che cosa? Le salute, ok. Malus al consumo? Ah. Allora, signora, ho bisogno di un Before the light. altro. Sì. Io questo. Beh, ci starò. No, che. Seno pieno. Vabbè. Porto 2000 pozioni a sto punto. Vabbè, faccio tutta una serie di pozioni, addio.